Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento e aggiornamento per l'emergenza coronavirus. Qua con me oggi c'è il coordinatore della protezione civile di Teviso, Domenica Livano, che insomma ci farà un resoconto di quella che è stata l'attività svolta dalla protezione civile, appunto, del nostro comune in questi mesi di emergenza coronavirus. E a cui va comunque sempre il nostro ringraziamento per veramente le tante attività che hanno portato avanti in questi mesi di difficoltà. Anche oggi non riscontriamo nuovi casi di infezione da coronavirus, il che è ovviamente un buon viatico per la cosiddetta fase 3 che dovrebbe iniziare lunedì, però è giusto fare una precisazione: adesso arriveranno tutti i protocolli di sicurezza previsti. Arriveranno anche le ordinanze della Regione e speriamo anche i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci diranno come portare avanti questa nuova fase che ci aspetta, questa ripartenza. Ovviamente è anche corretto, insomma, puntualizzare che non sarà comunque, come magari tanti si aspettano, una tana libera a tutti, passatemi il termine, nel senso non è che da lunedì si potrà ritornare a fare quello che si voleva prima. Lunedì sarà un passo importante verso un ritorno alla vita normale, però sarà comunque un qualcosa da fare con le dovute cautele. Quindi ricordiamoci sempre che effettivamente il virus non è scomparso, è ancora tra di noi. Probabilmente il calo dei contagi che viviamo è frutto sia di questo mese di lockdown, sia anche anche la bella stagione che sta andando avanti, quindi un mix di cose. Quindi ricordiamoci però che il virus è sempre tra di noi. Appena possibile, presumiamo, come ormai di consuetudine, alla volta di venerdì, sabato, domenica, quindi nel weekend, di avere a disposizione tutte le informazioni corrette. E vi invito da amministratore a non prendere per oro colato tutte le informazioni che vengono dalle più disparate fonti. E dicono là, la fase sarà così, colà, 4 metri, 8 metri, 10 metri. Abbiamo imparato in questi mesi amministratori che prima di leggere la bozza e sfasciarsi la testa su una bozza è meglio leggere il provvedimento finale perché insomma ci dà più la contezza di quello che sarà la reale vita. Quindi vediamo un attimo, aspettiamo i provvedimenti definitivi e dopo metteremo in campo quello che c'è da mettere in campo per riuscire a vivere questa nuova fase. Adesso lascio la parola al coordinatore Domenica Livano che ci illustra un po' qual è stata l'attività della nostra protezione civile. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo iniziato la nostra attività di supporto al COC comunale dal giorno 13 marzo con l'impiego di 14 volontari. Bovolenta Silvia, Di Sette Matteo, Domenica Rivano, Duo Vanni, Ferrari Valerio, Mazzone Enrico, Paparella Gianpietro, Passarella Marcellino, Pozzato Giuliano, Pregnolato Ramona, Ravaioli Carlo, Rizzo Diego, Sivero Paolo e Vendemmiati Rossano. Abbiamo percorso circa 7.000 km con i mezzi di dotazione, non sono stati utilizzati i volontari con età superiore ai 65 anni e i volontari con particolari situazioni nelle quali potevano ricadere nelle categorie a rischio. Abbiamo effettuato informazioni alla popolazione con megafono percorrendo tutte le strade del centro e delle frazioni. Ritiro giornaliero presso il centro operativo provinciale di materiale per il distretto Rovigo 2 per i comuni di Taglio di Po, Porto Tolle, Ariano Melpolesine, Corbola e le rispettive case di riposo. Consegna porta a porta con un primo ciclo di due mascherine grafica veneta per nucleo familiare, secondo ciclo di consegne mascherina grafica veneta per completare la dotazione per tutti i componenti della famiglia e un terzo ciclo di consegna mascherine alle persone oltre i 65 anni, per un totale di circa 11.500 mascherine. Consegna farmaci porta a porta per le persone impossibilitate a recarsi in farmacia presso l'ospedale civile Rovigo. Consegna buoni spesa emessi dal comune di Taglio di Po per un totale di 56.480 euro a favore delle famiglie bisognose. Consegna personal computer e materiali didattici e strumenti musicali agli studenti complessivi di Taglio di Po per circa 40 computer finora. Ritiro i generi alimentari offerti dalla popolazione di Taglio di Po
presso il supermercato Aliper, due volte alla settimana e consegnati alle associazioni Caritas e Foglie Vive per la successiva distribuzione alle famiglie bisognose. Riciclo di generi alimentari offerti dall'associazione Ciclo Delta e Scuola dell'Infanzia a Monumenti Caduti e sempre consegnati per le stesse modalità del punto di prima. Supporto alla polizia locale in occasione del mercato nella giornata di venerdì. Supporto al personale ecoambiente presso il locale Ecocentro nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Questo finora è quello che abbiamo fatto con i volontari. Ecco, ringraziamo il coordinatore domenicale Vanno e ringraziamo anche tutti i volontari e tutti i membri della Protezione Civile che si sono resi disponibili in questi giorni, perché veramente il loro supporto, il loro lavoro è stato qualcosa di fondamentale per riuscire a superare tante piccole o grandi problematiche che avevamo nel nostro territorio. Quindi veramente un grazie per tutto il lavoro che avete fatto in questi giorni e per tutto il lavoro che anche ci aspetta in questa nuova ripartenza per il nostro territorio. Quindi grazie a tutti quanti voi e grazie anche a tutti i cittadini che ci ascoltano, ci seguono e ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento e aggiornamento. Grazie a tutti e buona giornata.